Promuovere la cultura della prevenzione sismica è un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del nostro patrimonio immobiliare attraverso le professionalità e l'esperienza di ingegneri e architetti ed il coinvolgimento di tutti i cittadini. Parte da qui la prima giornata nazionale della prevenzione sismica che si terrà domenica nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, un'iniziativa promossa dagli ordini degli ingegneri e degli architetti e che vedrà l'allestimento di centinaia di punti informativi nelle piazze nelle principali città italiane per sensibilizzare il cittadino sull'importanza della prevenzione sismica. Questa giornata verrà riproposta annualmente ogni anno e ogni anno noi cercheremo di metterci a disposizione del cittadino, cercheremo anche di spiegare tutto quello che serve e consegue per migliorare il patrimonio edilizio. Quest'anno noi abbiamo la possibilità di utilizzare il Sisma Bonus, quindi è una possibilità, potrebbe anche darsi che fra 2-3 anni ci saranno altre agevolazioni e qualche altra cosa. Oggi noi siamo nella possibilità di utilizzare il Sisma Bonus che permette al cittadino di quasi a costo zero di intervenire sul fabbricato. È una priorità, bisogna stare attenti, bisogna fare delle verifiche sui fabbricati esistenti, sappiamo che i cementi armati non hanno vita illimitata ma hanno una vita limitata e poi necessitano di interventi. Domenica invitiamo i cittadini a venire alla nostra manifestazione in cui ingegneri e architetti insieme si metteranno a disposizione della città metropolitana di Messina e i cittadini che avranno dei dubbi sulle loro abitazioni potranno fare una richiesta e i nostri colleghi gratuitamente andranno a fare dei primi sopralluoghi per poter verificare lo stato di salute di un immobile.